Alza, sì, sì. Signor Sindaco, signor Presidente, cari colleghi e care colleghe, è con grande emozione e grande orgoglio che mi accingo al primo intervento, un intervento che in realtà è un indirizzo di saluto a questa istituzione che, come ha prima anticipato il signor Sindaco, è soprattutto, e dobbiamo ricordarlo sempre nei consiglieri, sede di interessi collettivi e non di interessi personali. Ci accingiamo alla votazione del Presidente del Consiglio, una carica fondamentale all'interno della SIC, all'interno del Consiglio, e credo che io in prima persona, ma anche il mio gruppo e tutta la maggioranza, debba in maniera scontata sostenere, votare la Presidenza in favore dell'Avvocato Luigi Miranda. E dico questo non perché Luigi Miranda sia una persona per bene, una persona onesta, una persona in gamba, perché queste potrebbero essere valutazioni veramente personali, ma lo dico perché oggi, votando Luigi Miranda, noi votiamo per il rispetto dei cittadini, di quei quasi circa 7.000 cittadini che hanno accordato la propria fiducia a Luigi Miranda, a Luigi Miranda. Nelson Mandela disse che se ci fosse stata una cosa che l'avrebbe ucciso, sarebbe stato svegliarsi la mattina e non sapere cosa fare. Quindi io penso che ognuno di noi debba svegliarsi la mattina e debba sapere cosa fare, non perché ci fosse un Nelson Mandela più capace di immolare se stesso in mancanza di questa volontà, ma perché siamo stati eletti per rappresentare i nostri cittadini, per rappresentare i bisogni dei nostri cittadini, e ogni mattina dobbiamo ricordarci, quando raggiungiamo il comune, di essere prima rappresentanti, poi cittadini e poi persone, che sia Ilaria Mario, Bruno Longo o Gino Fusco, chiunque di noi, sia della maggioranza che della minoranza. E vi auguro buon lavoro.